Ricominciamo? Chi manca? I fuggiaschi che sono già andati a mangiare direttamente. Saranno meno bravi nell'esercitazione dopo pranzo. Allora, quindi, vediamo un po' come tutte queste cose qui si mettono insieme. In realtà adesso andiamo molto veloci, prendiamo 10 minuti, poi facciamo un po' di domande se avete qualche dubbio, qualche cosa, volete dire qualche cosa e poi andiamo a mangiare. Queste però sono cose che ci servono, che mettono un po' insieme quello che abbiamo detto finora. Anche se un po' di indizi già ve li abbiamo dati. Allora, innanzitutto, la prima domanda che bisogna farsi sempre e comunque quando inizia a fare questo tipo di strategia, cioè io inizio a scrivere la mia strategia digitale, la mia digital strategy. È qualcosa che tendenzialmente inizio a fare che già sto operando, no? Cioè è difficile che lo faccia senza aver mai fatto niente, perché altrimenti faccio un po' fatica. Quindi ci sta di iniziare, provare delle cose, vedere cosa succede. Quindi la prima domanda che mi faccio è chi è dove? Cioè su quali canali sono le persone che sto cercando e come si comportano? Cerco di creare i profili personali che mi interessano per poter esplorare se non è sufficiente, diciamo, navigare senza registrarsi. Cerco materiale online, ci sono dati su tutto. Io i dati che ho raccolto, anche perché raccogliamo tutte le volte per preparare le sessioni, non è che vado su Twitter e mi cerco quanti ci sono, no, cioè cerco dei dati aggregati, li confronto e poi dopo prendo quelli che mi sembrano più verosimili o che hanno delle fonti. Per esempio, a proposito di gatti, appunto, se uno non usa Facebook personalmente ma vuole esplorare delle cose, si può anche creare un account finto. Se non ha l'esigenza, diciamo, di crearselo personale, può crearsi un account posticcio per esplorare una determinata piattaforma che magari non sempre permettono, no, di accedere liberamente se non sei registrato. Capire in questo senso appunto la strategia anche in relazione ai target indiretti, non solamente ai target diretti, no? Se ne parlava, ti ricordi anche l'altra volta col discorso del marketing, cioè parlavano di marketing culturale, io devo anche stare attento a chi ascolta e chi segue le persone con cui dialogo, per cui che cosa significa un target diretto? Cioè, può essere che quel determinato esperto non sia il mio target diretto. E quel determinato esperto di progettazione museale non farà mai niente con me, non sarà mai un mio cliente o mio visitatore, ma invece mi interessano tutte le persone che seguono quella persona. Quindi fare qualcosa con quel determinato influencer può essere interessante perché raggiungo il suo target indirettamente, tramite lui, tramite lei, tramite loro, dipende chi è. Quindi insomma, in particolare Instagram da questo punto di vista è molto interessante perché certo mi interessa la community di Instagrammers, ma forse mi interessano di più tutti i loro amici su Facebook, cui so che condivideranno. Non è detto. Lo verifico, analizzo, cerco di capire e cerco di calcolare, andare ad analizzare anche i target indiretti. Quindi su tutte queste piattaforme devo agire in questa maniera, anche per quello che riguarda email, blog e sito, perché io posso anche cercare di apparire su portali, no? Cioè non dimentichiamoci di questo, creare delle partnership di comunicazione con altri soggetti perché mi interessa apparire sul loro portale perché so che quel portale è seguito da determinate persone. Questo è quel problema di cui parlavamo prima, quella situazione di cui parlavamo prima, in cui, ok, io ho tutti questi canali, devo dire la stessa cosa su tutti o no? O devo dire cose diverse?
Però se dico la stessa cosa su tutti e uno mi segue su tutti, dice vabbè, ok, mi stai spammando. Però allo stesso tempo, se uno mi segue su Twitter e gli dico una cosa e quelli che mi seguono su Facebook non gliela dico, si crea una situazione stramba per cui la gente su Twitter sa una cosa, la gente su Facebook non la sa, e cosa, perché, e cosa mi hanno fatto, non mi hanno fatto niente, ma se devo quindi può essere che io dia lo stesso contenuto ma magari in modo diverso, crei un percorso per cui lo do in modo diverso. In questo senso, paradossalmente, la tanto criticata pratica di fare andare su Twitter automaticamente i post che sono su Facebook, in realtà, sempre, no? Se pensata in questo senso, vedi come assume un significato. Tu stai andando su Twitter dicendo che su Facebook hai postato quella cosa, quindi il tuo tweet non è il contenuto necessariamente, è anche il contenuto certo, ma è anche, stai facendo coming out dicendo guarda, io su Facebook sto lavorando e ho fatto questa cosa su Facebook, quindi vieni anche tu su Facebook con me a parlare di questa cosa. Quindi non è sbagliatissimo, no? Pensateci. Una pratica che, se voi parlate con la maggior parte di social media management, che probabilmente adesso ci stanno scrivendo degli insulti dallo streaming, in realtà viene criticata. È una pratica che è giusto criticare se usata indiscriminatamente solamente per spammare in giro, no? Solamente per pigrizia, perché io sto solo su Facebook, non ne ho voglia, però voglio far finta di essere anche su tutti gli altri social network. Però, prima di tutto ti sgamano immediatamente perché Twitter dice tutte le cose possibili da dove arrivano i tweet. Quindi anche se tweet ti dà TweetDeck, da tutte le planche di social media management, se uno lo vuole non è obbligatorio, però per esempio se tu fai andare automatico da Facebook, lui ti dice, innanzitutto viene il link facebook.blablabla, quindi si capisce che stai postando direttamente da Facebook, e poi dopo c'è anche scritto from Facebook sotto. Da TweetDeck viene scritto by TweetDeck, from TweetDeck sotto, sì, su Twitter si vede. E quindi, cioè, va bene, non c'è niente di male, però la differenza qual è? Per esempio, noi, se dobbiamo seguire o lavorare con qualche azienda che è anche su Twitter, se cominciamo a vedere che c'è TweetDeck, cominciamo a pensare, questa non è l'azienda, questo è qualche social media manager o di qualche agenzia che è stato assunto per fare questa cosa, e magari smettiamo di dargli importanza, perché so che non sto parlando con quell'azienda. Capito? Sto parlando con una persona assunta che certamente non si metterà a descrivere tutti i nostri dialoghi con l'azienda. Quindi capite che è importante questa cosa. Magari siete voi che per semplicità avete TweetDeck, però allora se è così occorrerà comportarsi in maniera tale da far capire che siete voi. Costruire una mappa dei canali serve esattamente a questo. Cioè, avere sott'occhio una mappa dei canali che si desidera utilizzare serve avere un quadro complessivo delle motivazioni, no? Siamo ripetitivi, solito discorso, tornare agli obiettivi. Quello che si diceva prima, cioè le piattaforme cambiano. Io devo sapere, non che sto usando MySpace, ma perché sono su MySpace. Perché poi MySpace finisce e cosa succede? Ah, basta, non ho più senso io, no? Io devo continuare a fare le stesse cose, le farò su Facebook, siamo sicuri? Magari le faccio su Last.fm, perché io ero su MySpace perché ho bisogno di networking musicale e non perché devo condividere le foto dei gatti, cosa che comunque prima si faceva su MySpace. Perché. No? O le faccio su SoundCloud adesso, quelle cose lì, magari. Quindi capite che l'obiettivo è comunque la cosa più importante. Inoltre è avere una mappa dei canali vi aiuta a collezionare i risultati, metterli in ordine, organizzarli, vedere ok, ho questo schema, so che sono su questi canali, quest'anno in questo momento ho questo reach sul mio sito, so che questo canale mi genera queste entrate, quest'altro canale, cioè che cos'è una mappa dei canali? Poi una tabella dove io mi scrivo i risultati, i contatti, quello che dovrei fare, l'obiettivo che mi prefiggo su ogni piattaforma e perché sono lì, cioè non dimenticarsi mai, anche prima quando si diceva no, ma questa cosa che riguarda un altro progetto, un'altra cosa la condivido su quel canale, non la condivido, lo decido,
Lo decido quando mi metto lì e faccio una mia mappa dei canali, lo posso decidere. No, questo canale io lo voglio usare esclusivamente per questa ragione, perché quest'altra funzione viene presa da quest'altro canale. Cioè, come ragionavamo, vi ricordate la prima sessione sul marketing, no? Per cui la funzione di marketing è ampia e ogni strumento ne accoglie una parte, non necessariamente tutta e soprattutto non per forza tutta. Cioè, non cerchiamo che ogni strumento, di fare in modo che ogni strumento di marketing racchiuda tutti gli obiettivi che mi sono prefissato. Non si terrà mai e farò dei pasticci se è così. Quindi la stessa cosa vale sul digital. Non tutti i canali devono risolvere tutti gli obiettivi che mi sono prefisso. Non è così, cioè, ci sarà un canale che è per una cosa e un po' per un'altra, quell'altro che è tutto per quell'altra e un po' per quella prima e via dicendo. E io devo mappare questa cosa in maniera dinamica, certo. Poi pian piano guardando i risultati mi accorgo se quello che ho scritto e che mi aspetto sta succedendo realmente. Tono di voce, ne parlavamo la volta scorsa. Molto semplicemente. Come le persone, anche le organizzazioni hanno diversi toni di voce. Partire dal tono che serve sul sito è un buon modo. Capire, diciamo, quello che io sul sito voglio rappresentare mi serve per capire che cosa rimane fuori, invece, e quindi che tipo di altre piattaforme mi possono servire. Cioè, per esempio, se io sono organizzato in modo da voler mantenere un tono istituzionale sul mio portale, molto serio, molto professionale, però so che ho un lato anche scherzoso e di opinione, no? Perché ho delle opinioni sul mio settore, allora magari mi servirà un blog. Invece magari esaurisco quello che mi interessa su questa piattaforma qui. Attenzione! Se io ho questo tipo di tono sul mio sito e sui miei canali, mettiamo che poi ho solo Twitter, sparo opinioni a zero e faccio e scherzo, eccetera, eccetera, manca un anello nella catena. Cioè, uno che entra in contatto con me su Twitter, poi rimbalza e si trova sul mio sito, si trova spaesato. Quindi devo dare, diciamo, una distribuzione funzionale del tono di voce a seconda dei canali che voglio coinvolgere. Nota piccola su questa questione del blog. Il blog in molti casi vi chiederanno: ma lo volete mettere dentro il sito, fuori dal sito? Se, con tanti siti non ci sono i blog che sono incorporati dentro. È una cosa che si fa sempre meno, no? Proprio per questa ragione di separazione del tono di voce. È una cosa che si fa sempre meno anche per come abbiamo visto prima da Tumblr. Siamo sicuri di voler fare un blog sul nostro sito quando lì c'è una rete dove sono 93 milioni e quindi, insomma, c'è dell'altra gente? Che probabilità c'è che qualcuno interagisca sul mio sito con me e che probabilità c'è che lo faccia su una piattaforma condivisa? Molto meno. Cioè, un blog è qualcosa che comunque si aspetta anche della condivisione, no? Inoltre, se devo ibridare i toni di voce, va bene farli sullo stesso sito? Sullo stesso punto? C'è una Lamborghini fuori? Ah, grande, ok. Quindi, in questo caso dei blog esterni, cioè non c'è il problema, poi la difficoltà per l'indicizzazione, la SEO di un sito, il fatto che non ci siano contenuti sempre aggiornati del blog? Ma assolutamente sì. Cioè, allora, lo costruisci. Cioè, sul sito metti le news che riguardano i tuoi progetti, sul blog metti le tue opinioni. Ma questo è un modo in cui puoi fare le cose. Tu puoi anche dire: no, perfetto, questo è un buon ragionamento, io non ho la forza di aggiornare due cose, allora delle due cosa faccio? Controllo il tono di voce, quindi rimango meno informale, però tutti gli aggiornamenti li metto sul mio sito, capito? E non ho un blog, per cui cerco di ragionare, di miscelare queste cose in maniera che il quadro complessivo sia coerente. Sono scelte diverse, non è che ce ne sia una più valida o una meno. Noi personalmente, per il settore, diciamo, in oggetto, avere un blog interno al sito ha pro e contro, anche perché tendenzialmente non è vero che è sempre così, però molte volte cosa succede? Che vuoi fare un blog, soprattutto se lavori con delle istituzioni, no? Hanno magari l'esigenza e la voglia di fare un blog, però
non vogliono perdere troppo di istituzionalità. Quindi facciamo un compromesso, facciamo il blog, ma lo facciamo dentro il sito, così comunque controllo bene che cosa... No, allora, quello non è un ragionamento col quale arrivare a qualcosa. Se il ragionamento viceversa è, no, invece io non ho sufficiente potere e risorse per aggiornare qualcosa fuori, tutto, che sono due canali, le news, i progetti nuovi che faccio, e contemporaneamente, sono andato a quella conferenza, sono andato e c'erano quelli lì e abbiamo fatto la Jalapas Band della conferenza, cioè, allora, lo metti su... Però, sai che se non hai un blog esterno, ce l'hai interno al sito, ti poni comunque un problema di tono di voce, che poi magari il tuo tono di voce anche sul sito è informale, va benissimo, se è una decisione presa consapevolmente. L'importante è appunto considerare la cosa e decidere a seconda degli obiettivi che ti stai prefissando. Il ritmo è una cosa molto 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 importante, che è molto molto facile sbagliare, perché si può rischiare di essere inefficaci, vuoi perché si fa troppo poco, considerando che comunque ogni contenuto, anche di pagine Facebook ben posizionate, viene visto da sino a un 30% dei fan di quella pagina Facebook, pensate a cascata sugli altri social network, questo cosa significa, oppure per troppa presenza. Per esempio, uno sbagliato utilizzo di Facebook come se fosse uno strumento di live blogging, per cui io sono a un evento e mi metto a postare su Facebook ogni 5 minuti cosa succede a quell'evento, la gente mi toglie un po', cioè vabbè, io adesso ho acceso Facebook, voglio vedere cosa fanno i miei amici, so cosa fate voi come organizzazione, mi interessa, però non voglio avere la bacheca invasa da quello che fate voi come organizzazione, perché quello è il mio spazio personale. Stiamo... poi spam, non ti bloccano, poi diventa spam l'evento, l'ho notato. Sì. Ah, beh, certo, bisogna stare molto attenti, perché anche sì, è l'utente, ma c'è un livello intermedio che è ancora peggio, nel quale non è che ti blocca, cioè che proprio ti segna, blocca l'evento, esatto. E c'è il livello prima in cui non viene bloccato tecnicamente, però la gente lo cancella, capito? Perché si è stufata, quindi insomma è comunque rischioso. E per fare, diciamo, reggere il ritmo in maniera, e gestire questo ritmo in maniera sensata, occorre creare dei piani editoriali, cosa che tendenzialmente pochi fanno, perché è una bega, cioè uno si deve mettere lì, scrivere il piano editoriale, ragionarci, mixare i contenuti in maniera appropriata, quello che si diceva prima, no? Cioè, se io voglio citare altri eventi, altre cose, altre faccende, lo posso fare, ma nell'ambito di cosa? Cioè, devo avere un controllo di quello che sto dicendo, perché quella è la mia voce, è una voce su un territorio condiviso, cioè devo stare attento. Ci sono magari molte iniziative di amici che a me piacerebbe promuovere perché sono miei amici, però se quell'iniziativa non ha niente a che vedere con quello di cui tratto io, promuovendola sulla mia pagina faccio un dispetto a me, perché la gente dice ma cosa c'entra questa cosa con quello che dice lui, è un dispetto al mio amico perché tanto non c'entra niente la gente che mi segue, eccetera. Quindi anche su queste cose qui bisogna stare un po' attenti a quello che si fa, perché si può fare una volta, certo, non succede niente, ma se poi diventa abitudine si perde veramente di efficacia. Come si fa un piano editoriale? Beh, sicuramente cerco di dare un timestamp di quando voglio che questa cosa esca, quindi decido giorno, data, ora, perché di ora in ora le cose cambiano, i post pubblicati nei weekend spesso sono molto più ricevuti. Per, attenzione, social marketing, se io utilizzo Facebook come canale professionale avviene ovviamente il contrario. Per fare due esempi diversi, se io, non so, le campagne social di festival funzionano meglio, hanno degli risultati migliori durante i weekend, quando noi come società lavoriamo su Facebook o c'è qualcosa che condividiamo su Facebook, abbiamo una risposta molto più alta durante la settimana, perché il rapporto che noi abbiamo su Facebook come pagina con le persone è un rapporto di tipo informale, certo, ma lavorativo, cioè comunque postiamo quello che ci interessa, quello che facciamo, quello che fanno realtà che ci interessano, ed è contenuto lavorativo, quindi tendenzialmente la gente ci guarda quando è a lavoro.
se non sta appunto facendo altre cose con Facebook. E poi chiaramente capire su che canale va, che messaggio voglio mettere e importantissimo l'URL di destinazione, cioè dove voglio mandare questa gente una volta che l'ha visto. Questo è importantissimo, importantissimo, perché se non gli do una call to action la cosa finisce lì. Può essere che io voglia scrivere una fesseria, ma quello lo posso anche decidere su due piedi, non importa che faccia, lo inserisca dentro un piano editoriale. L'URL di destinazione è tanto più importante in fase di pianificazione, perché quel contenuto dovrà esistere, quindi come dicevamo prima, lo voglio organizzare in modo che sia ospitato sul mio sito, vuol dire che qualcuno a un certo punto deve produrre. Se io non l'ho pianificato, mi trovo all'ultimo che voglio pubblicizzare che ho questo evento, ma non l'ho scritto sul mio sito, non ho trovato un'immagine appropriata e via dicendo. E quindi lo faccio tardi, lo faccio in un momento che non è quello che ho deciso. Quindi, per esempio, sappiamo che alle 3 del pomeriggio del lunedì è un buon momento per postare tutta una serie di attività. Cioè ci sono, o il mercoledì alle 11 di mattina, cioè ci sono proprio degli orari in cui, a seconda del tipo di contenuto, lo potete verificare anche voi, è più interessante, cioè si ottiene migliore risposta. Quindi, molto semplicemente, un piano editoriale è una questione molto schematica, cioè tanto per intenderci sono griglie Excel. Cioè, uno prende Excel, ci mette orario, canale, messaggio, accidenti vari, URL, tutte queste cose qui, e poi lo ripete, cerca di organizzarlo, lo faccio lunedì, poi mercoledì faccio un'altra cosa, e questo crea una base, che non è l'unica cosa che voi potete fare, però avete un panorama delle cose che volete fare. Sapete che sta per uscire un evento, volete condividere qualcosa su quella cosa lì, sapete che stanno discutendo questa legge particolare sulla destinazione di fondi alla cultura o cose di questo tipo, volete parlarne, trovate il link, ve lo postate. Poi ovviamente nel momento in cui lo state per fare potete anche programmarlo, TweetDeck o chi per lui può programmare, diciamo, dei post in modo che escano a una determinata ora. Non è consigliabile, perché se poi succede qualcosa nel mentre e vi parte un post che parla di una roba che non è più vera, cioè non è che fate una bella figura. Quindi insomma non è consigliabilissimo, è consigliabile scriversi di farlo, mettersi un promemoria e nel momento in cui va fatto riverificare che l'informazione sia ancora attuale e coerente. Risorse. Questa è la cosa più importante dopo aver fatto la pianificazione iniziale degli obiettivi, perché non ha senso fare tutto questo se poi non avete le risorse per seguirlo. Risorse in termini economici, sicuramente, se volete inserire una campagna a pagamento a un certo punto, soprattutto se state facendo una startup di una pagina di Facebook, può essere giusto utilizzarla come catalizzatore, quindi aver raccolto un certo numero di fan, far partire una campagna relazionale che quindi si basi sui fan che avete già raccolto e di lì cercare di espandervi. Questo può essere interessante sicuramente, ma non serve assolutamente fare infiniti canali, e credo di dire una banalità che a questo punto tutti possiamo condividere, se poi non riuscite a gestirli, perché queste cose qui, c'è questa idea per cui il social media management è gratis e che bello, non dobbiamo più fare pubblicità in televisione, è tutto gratis. No, adesso non vogliamo fare più pubblicità in televisione, non costa più 100.000 euro, però magari comunque delle risorse vanno impiegate e voi se le usate lo sapete bene. Stimare le ore a disposizione, quindi, delle persone per fare queste cose. E nel momento in cui sto creando un piano editoriale, magari in fondo ci scrivo chi lo deve fare. Non sarebbe male. A meno che non sia una persona unica che gestisce tutto questo, no, può essere che sia interessante dare dei task specifici. E ovviamente tutto questo non vuol dire che non si può provare a fare delle cose. Se io posso anche aprire 15 canali per vedere come sono, provare a vedere cosa succede, se non succede niente non dico che lo chiudo, o comunque ne contengo la presenza a un riferimento aggiornato di come arrivare agli altri canali che servono davvero o al mio sito. Nella fattispecie, se apro un account Google Plus perché mi interessa comunque vedere cosa c'è dentro eccetera, non è che poi io dico non ci sto mai, lo chiudo, lo tengo aperto, ci inserisco tutte le informazioni utili che se uno ci capita per sbaglio comunque è aggiornato, cioè facciamo di non avere il sito vecchio o l'email sbagliata o non so se ci sono delle altre informazioni che fanno riferimento a chissà quando,
cioè cerchiamo di avere delle informazioni aggiornate, però limitiamoci a quello, in modo che così è una presenza che esiste, che comunque può aumentare anche se di uno 0,2% il fatto che qualcuno arrivi sul mio sito o su altri canali che gestisco, però devo farlo in maniera sensata, quindi va bene, cioè è permesso fare degli errori, non è che cioè, non succede niente tendenzialmente, quindi va benissimo. E infine occuparsi di quanto queste azioni pagano, cioè tutto questo sforzo di combinare, mettere insieme, collegare, scrivere, organizzare, pianificare, non può essere inutile. Ed è inutile solo in un caso, il caso in cui non sto misurando niente e non so cosa sta succedendo. Per cui ho aperto un social network, non ha funzionato e non ho idea del perché e non so neanche se sta funzionando. Quindi nella fattispecie, se non ho attivato i famosi Google Analytics di cui parlavamo prima e non so quali social network portano traffico al mio sito. Quello è grave perché io sto gestendo ore e ore e ore e ore di amministrazione di questa roba qui e non so se funziona. Inoltre sul web è molto facile tenere monitorata la situazione, quindi tendenzialmente una ragione in più per farlo. Appunto, questo serve anche a identificare, oltre che al contatto col sito, vedere su Facebook, sugli insight, no, su tutti gli strumenti che dà anche Twitter, Analytics, tutte queste questi strumenti che ci sono, vedere quali sono i contenuti e i post che generano più risposta e trarre delle conclusioni da questo. Perché? È stato il tono di voce? È stata una cosa particolarmente intelligente? Per esempio su Twitter va alla grande essere molto witty, no? Si dice in inglese, cioè intelligenti e sarcastici alla stessa maniera, allo stesso tempo, un po' così, perché in 140 caratteri se non si riesce a condensare bene un po' di ironia funziona meglio. Per cui cerco di capire che cos'è che ha funzionato bene, è stato il tono di voce, è stato il contenuto, è stato un hashtag particolare, è stato il retweet da parte di un utente particolare. Se è stato così lo devo sapere, in modo che così posso anche capire quando magari organizzo delle azioni un po' più invasive, come può essere una cosa pubblicitaria o un'email, un direct mailing a pagamento, che cosa ha pagato, che cosa è meno inopportuno, perché se faccio uno step avanti e divento più invasivo voglio essere sicuro che quello che sto facendo non è così sgradevole. Ok, ci sono dei post che su 2000 fan hanno raggiunto 60 persone e hanno interazione 0, oppure su 600 persone raggiunte hanno interazione 3, mi faccio delle domande, no? Magari quel tipo di tono, quel tipo di contenuto, meglio che non vado a spammarlo in giro. Quindi questo è quando si diceva prima raccogliere dati, no? E utilizzarli anche per le email o per altre tipologie di comunicazione. Appunto, vediamo domani alcuni strumenti di valutazione di impatto delle azioni web. Importante è cercare di impostarli prima di iniziare. Come dicevamo prima, c'è ancora prima di aver finito il sito, metterci dentro i codici Analytics, in modo che così cioè, vedo che cosa sta succedendo. Se non l'ho fatto fino adesso, non importa, lo faccio adesso. Ma è importantissimo, perché altrimenti non capisco l'evoluzione temporale di quello che sto facendo, non capisco quando posto un determinato contenuto se ha avuto effetto o no e quando no, non riesco a comparare le diverse cose, cioè sono comunque limitato. Ogni tanto cerco anche di reimpostare gli strumenti di valutazione, cioè se per esempio io ero partito dicendo oh, io voglio che ci siano 10.000 persone al mese sul mio sito, 10.000 utenti unici al mese sul mio sito e ne ho sempre 1.000, vuol dire che probabilmente ho sbagliato il KPI, no? Si diceva la volta scorsa, cioè il Key Performance Indicator, gli indicatori di performance che mi sono dato all'inizio sono sbagliati, perché evidentemente sono fuori scala, uno. Due, magari non sto facendo attenzione a qualcos'altro, può essere che invece il tempo di permanenza sul mio sito è passato da 1 minuto a 7 minuti negli ultimi mesi. Allora forse il mio indicatore di performance non dovrebbe essere solamente quante persone arrivano, magari quante si soffermano, perché magari io parlo di archeologia subacquea e probabilmente ho un target più ridotto ma che è molto interessato a quello che sto dicendo.
Per cui devo capire esattamente, no? Ogni tanto andare a vedere, sono delle cose che si aggiornano giorno dopo giorno, quindi ho la possibilità di andare a verificare che come evolvono. E ragionare le azioni successive a seconda di quello, come dicevamo prima, se c'è qualcosa che paga di più, capiamo perché e cerchiamo di impostare di partire da lì, non di tornare indietro tutte le volte. Se abbiamo realizzato che ogni volta che parliamo di anche solo facciamo delle allusioni all'indie rock italiano sulla nostra pagina, in realtà non ci si fila nessuno, anche se a noi piace tantissimo l'indie rock italiano, probabilmente dobbiamo smettere di farlo, perché evidentemente il nostro target dell'indie rock, il nostro target lavorativo non ha niente a che vedere con l'indie rock italiano, magari non lo ascolta nemmeno ed è disturbato da questa cosa qui, capito? Bisogna verificare, cercare di capire ed evitare anche dolorosamente di parlare di alcune cose. Infine, ovviamente, andare a incrociare i dati provenienti da diversi canali, perché ognuno può dire cose diverse. Se io vedo che su Facebook alcune informazioni hanno circolato di più, posso provare a replicarle anche su LinkedIn. Se idem, se non, o viceversa, se è un contenuto che io avevo pensato per Facebook ma non sta funzionando, ma forse è una cosa un po' troppo tecnica, professionale, magari la condivido su LinkedIn. Non è successo questo un paio di volte, anche parlando di esperienza professionale al di là dei clienti, ma anche per i clienti, è così. C'è l'approfondimento, se hai un approfondimento particolarmente tecnico, alle volte devi scegliere il canale su cui metterlo. Mettilo su LinkedIn, mettilo su un gruppo, e delle due cosa fai? Ne estrapoli il contenuto sociale e scegli un'altra piattaforma su cui condividerlo. Nella fattispecie, inizi una discussione sul gruppo LinkedIn e dici su Facebook che c'è una discussione in atto sul gruppo LinkedIn a proposito del digital engagement per i musei di scienza. È diverso che andare a postare direttamente il contenuto lì. Ok, quindi cerchiamo di scorporare le diverse parti e capire cosa andare a mettere dove, incrociando i dati su cosa è utile dove. Buon appetito. Sì, ah, scusate, ovviamente, io ho finito. Se volete fare delle domande, vi... No, ci mancherebbe... Prima, quando parlavi di urli di destinazione, urli di destinazione, molto spesso capita di vedere delle campagne, per esempio quella dell'8 per 1000 che ci sta bombardando in questo periodo. Il sito chiedilaloro.it, hai presente? Questo doppia l'URL, no? Cioè chiedilaloro è il sito della campagna. Allora, perché si gestisce questa doppia? Allora, questo si fa perché sulla gestione dei flussi di traffico c'è una... Sa che se mi siedo qua succedono delle cose terribili, quindi forse è meglio che vada di là. C'è una gestione molto accurata dell'home page. L'home page in quel caso lì diventa una landing page, cioè una pagina di atterraggio. Allora, per cercare di fare quella stessa cosa che dicevamo prima sulle newsletter, in cui tu hai titolo, motivazione, call to action, in alcuni casi si decide di sviluppare una landing page apposita, estrapolando la motivazione, no? Che precede quella call to action, per togliere ogni rumore possibile. Perché se io voglio creare un filo diretto tra la tua motivazione e la donazione, avete fatto il workshop con Cohen poco tempo fa, lui vi avrà parlato di queste cose qui, devo stare molto attento perché c'è una distribuzione molto delicata, soprattutto quando, come in questo caso, si parla di fundraising. E quindi io, se ti porto sul mio sito, può essere che uno, trovi delle cose più interessanti di quello che ti sto dicendo adesso e quindi vai a vedere quello. Due, trovi delle cose meno interessanti di quello che ti sto dicendo adesso e delegittimano in qualche maniera il fatto che tu stia donando. Tre, non è così perte di, diciamo,
perde di unicità il messaggio, di unità il messaggio, non è solido, composto e curato alla stessa maniera di come lo è su una landing page ben strutturata. E anche sul design di landing page c'è proprio una letteratura, cioè se voi scrivete how to design a landing page su Google trovate posizione dei contenuti, contenuto di approfondimento, cioè ci sono tutta una serie di step che ti guidano a seconda del tipo di contenuto che hai tu, l'utilizzo di un materiale multimediale, la disposizione, no? La call to action in basso a destra, cioè ci sono tutta una serie di regole che ora questa ergonomia di fruizione, no? Questa, tu non puoi sempre costruirla sul tuo sito. E di conseguenza quando sviluppi, soprattutto nell'ambito di campagne così importanti, una linea di fundraising, può essere importante o comunque auspicabile creare quel tipo di selezione in modo che non... che la linea sia il più pulita possibile dal momento in cui hai sviluppato un buon livello di buzz, a qualcuno arriva quella cosa, clicca, fa il percorso che serve ad arrivare nel posto giusto, quando è nel posto giusto non ci sono cose che lo portano via, ma l'interfaccia è ergonomicamente studiata per consentire e portarti a quell'azione. Come no? Niente, volevo sapere, per quanto riguarda la web reputation, la social reputation, il rispetto dell'etichetta ha un'influenza sulla reputazione che la pagina ha, soprattutto su Facebook, su questi social in cui insomma si condividono anche contenuti non propri senza linkare il contenuto originale, eccetera, ha un'influenza nella ricezione dell'utente o comunque nella crescita della reputazione appunto e della comunità che gira intorno alla pagina o al brand? Allora sì, questa è un'ottima domanda. È molto delicata la cosa, nel senso che la web reputation e in generale la brand reputation online è un argomento di medio-lungo termine, per cui in realtà non è il rispetto della netiquette in generale. È finito questo? Pronto? Tu mi senti? Adesso sì. Ok. Grande. E, in generale non è... No, adesso è tornato via lo stesso? Ok. Basso, perché se giro, certo, se stessi fermo sarebbe stato più facile. E, allora, ridico. Quindi non è che la singola azione paghi o non paghi, e non è che paga o non paga, la brand reputation è fatta di tante singole variabili. Ci sono enti, penso alla British Library, che fanno una gestione dei social network impeccabile, e tu utente percepisci anche Facebook come una fonte attendibile. XL di Repubblica non fa questo, e tu utente non percepisci quella come una fonte attendibile, quindi in realtà tutto dipende dal tipo di posizionamento che tu stai cercando. Il brand è posizionamento, il posizionamento, come dicono tutti i libri di marketing, è qualcosa che tu non fai al tuo brand ma fai alla mente dell'utente, e quindi il tuo comportamento influisce, ma dipende quanto ti interessa questa cosa. Sì, consider, sì, sì, è come se... Parlo soprattutto di Facebook, spesso non c'è un grande rispetto appunto di netiquette, quindi volevo capire, per poter aumentare appunto il proprio posizionamento, è importante inserirlo nella strategia, un'attenzione a questo aspetto? Allora, nella strategia è importante inserire che tu hai considerato questo aspetto e hai preso una decisione a riguardo. Quale che sia la decisione a riguardo, perché in realtà questo dipende solo e unicamente dal tuo target. Se il tuo target è qualcuno a cui il rispetto di cosa citi, di come lo citi, di come metti il font, di se scrivi tutto maiuscolo o non scrivi tutto maiuscolo, se le fonti sono appropriate, se il dato è rilevante, se il codice è accessibile, cioè qualunque cosa tu stai facendo ha o meno significato a seconda di a chi lo stai dicendo. Poi tu puoi avere un tuo codice etico interno,
che ti dice che queste cose le devi fare, ma se parliamo in termini strettamente di brand reputation, secondo me, ripeto, è una questione di posizionamento e tu ti posizioni a seconda del tuo target. Quindi se tu vuoi posizionarti su un target, allora seguire in maniera ligia e a quel punto anche comunicare, e anche non troppo raramente, che tu segui queste regole è un valore aggiunto e sicuramente aiuta. Ti ripeto, la British Library in questo senso fa un ottimo lavoro e si vede, perché hanno, cioè, sono una biblioteca e hanno una quantità, un engagement violento. Vedi che però è engagement, cioè di nuovo approfondimento, ed è un qualcosa che riguarda il tuo target specifico. E, altri soggetti di comunicazione, cultura, eccetera, di questo si curano meno e probabilmente ci sarà un rapporto diverso con quel tipo, cioè i concetti associati al brand cambiano, ma non è che siano necessariamente positivi o negativi, anche perché magari per seguire la netiquette ti pone in maniera più formale in alcuni casi, no? Citare una fonte è sicuramente una maniera formale, però la British Library in questo senso fa un ottimo lavoro, perché sono inglesi, quindi riescono a essere seri e divertenti allo stesso tempo. L'Accademia della Crusca anche. Altri soggetti non è detto che abbiano quella stessa capacità che hanno la biblioteca più grande del mondo e l'Accademia dei Linguisti più importante d'Italia. Può essere che non ce la facciano, allora in quel caso lì magari ti conviene magari decidere di abbandonare quel tipo di strada, perché invece per te è più importante essere informale, dare un flusso più informale, più di condivisione di quello che stai facendo, guardando più al lato comunicativo in senso stretto che non e alla quantità e a tante altre cose. Magari vai a prendere delle infografiche senza essere sicuro che i dati siano corretti e via dicendo, però non importa, perché in quel momento lì è un'altra cosa importante. Quindi influisce, ma non è che influisce necessariamente positivamente o negativamente, influisce a seconda di quello che dove tu vuoi andare, in che direzione vuoi andare. Non so se... Ok. Okay. Il confine tra... Perché stiamo parlando tanto di, in qualche modo, piegarci al target. Sì. Però poi, in realtà, dobbiamo anche dare un'identità nostra, sì, precisa. E allora il confine tra queste due cose qual è? Perché nei social network devi anche dare una certa integrità di relazione. Certo. Delle posizioni. Abbiamo parlato di tono di voce, abbiamo parlato di diciamo, strutturazione di una tua identità. E, il discorso infatti non è che tu, il target è molto, è uno, possono essere due o tre, possono essere tanti, ma sono scelti. Non è che piegarsi al target significa piegarsi alla massa, ok? Cioè significa tendenzialmente, diciamo, tendenzialmente il tuo target avrà delle sintonie con te, riconoscerà una tua identità, ti darà un valore identitario tendenzialmente, o almeno tu vorresti che fosse così, e quello lì tendenzialmente è il tuo target per una ragione, ok? Quindi se questo può anche essere il contrario, cioè può essere che io sono la scala e voglio coinvolgere i giovani, ok? Allora in quel caso dovrò ragionare in maniera particolare su come hai detto tu, piegarmi al target. E quindi diventa difficile, è una lotta di identità, no? È un'analisi che richiede il doppio di attenzione, di tempo, eccetera. Però posso farlo. Dopo questo esempio lo vediamo di cosa ha fatto la scala. Cioè ci sono. È veramente una cosa complessa, una cosa che va trattata. È un discorso di identità, quindi è un discorso delicato. Però quando dico è giusto piegarsi al target. Devi farlo con stile. Devi cosa? Con stile. Sì, cioè devi farlo col tuo stile. No, va bene lo stesso. Devi farlo col tuo stile. Devi farlo in maniera che la tua identità rimanga, ma cosa succede alla mia identità declinata su quella piattaforma, declinata per la comunicazione verso quel target? Cosa della mia identità può percepire quel determinato target? Che cosa devo far emergere da quello che, di quello che io faccio perché diventi appealing per quelle persone?
Allora, è chiaro che ci sono le persone che già sono interessate, allora devo far emergere esattamente quello che sono nella maniera più classica, perché loro si aspettano questo ed è giusto anche che lo ricevano, non è che uno tutte le volte deve reinventarsi come si comunica, altrimenti non va bene. No, va bene, va bene essere coerenti anche con un passato storico, però alle volte, appartenendo a questo tipo di cliché, può essere che tu prenda l'opera come qualcosa che non ti riguarda. C'è tutto quello che c'è di te in quanto italiano dentro l'opera, però tu non percepisci che ti riguarda. Allora io, che ho il compito di valorizzare l'opera, devo pensare: ok, qui è chiaro che se io parlo di interpretazioni questi non sanno neanche chi è questo determinato soprano, questo determinato tenore, quindi è inutile che dica: ah, questa versione la arrangiamo in questa maniera, o ci saranno delle variazioni tonali, venite a sentire che roba, chi se ne frega. Quindi dovrò trovare quello che appartiene a te e che appartiene anche a me e creare un discorso comune. Non dovrò dire una cosa che io non sono, però dovrò ricercare al mio interno per capire quello che invece per te vale. Quindi piegarsi non vuol dire snaturarsi, punto primo. Secondo, qui stiamo parlando appunto di outreach. Dividiamo le due cose. Cioè, io, un conto è incuriosire qualcuno, prendere quell'istante di frazione di secondo in cui si è incuriosito e mi nota, per cercare di portarlo verso i miei contenuti. Poi il percorso è lungo, quindi cambierà nel mezzo. No, se ne parlava anche l'altra volta, no, di questa cosa qui, per cui ci sono state anche un po' di dibattito, ma io ho il mio contenuto specifico, come faccio, non posso banalizzarlo, eccetera. Sì che puoi, certo che puoi banalizzarlo, lo fai tutti i giorni nel laboratorio di didattica con i bambini, perché non puoi farlo con gli adulti? È la stessa cosa, però devi essere molto bravo. Certo che se lo fai male, qualunque cosa che fai male non va bene, no? Cioè, anche la torta cameo può uscire malissimo e non va bene, è difficile, però puoi farla, puoi sbagliarla, quindi cioè, la stessa identica cosa vale per questo tipo di azioni. Devi distinguere, come prima dicevo, i due assi principali, l'engagement e l'outreach. Se tu stai lavorando sulla parte di outreach, sai che puoi e devi permetterti un certo grado di accessibilità anche semantica di quello che stai dicendo. Se stai lavorando sulla seconda parte, no, anzi, banalizzare può essere penalizzante, quindi distinguere in questo senso. Poi su Facebook io ho ci sono dei lavori, il nuovo blog della Fondazione Toscanini, il lavoro su Facebook della Fondazione Toscanini, cioè sono dei lavori in cui secondo me il valore anche l'identitario loro emerge moltissimo, però in maniera particolare. Scrivete, andate a guardare cosa fanno. Avete più fame o più curiosità? La fame ha passato la curiosità. A posto. Allora, se non avete ulteriori domande, io direi che ci rivediamo alle 3 qui. Ecco, sì, forse così va bene. Bene, spero che almeno questa cosa vi abbia un po' svegliato da, non so, io melanzana ripiena, voi non so, quello che avete mangiato. Vedo che sono un po' di gente ci ha abbandonato perché doveva andare tipo al lavoro, però sono ritornate facce conosciute, tipo l'uomo microfono che forse un giorno avevo un nome, ma da allora ok, perfetto. E giusto per non addormentarci totalmente, ricominciamo stavolta con un'esercitazione che, come sapete, adesso più o meno chi non c'era l'altra volta di chi c'è adesso? Te, ok, quindi vedrai gli altri come si comportano, però un po' ti spieghiamo, non è niente di eccezionale. Però lei c'era stamattina, esatto, quindi vi potete dare una mano vicendevole. Proviamo a capire un po' quanti siete, 5, 7, 9, 11, quindi saranno due gruppi. Ok, allora, il laboratorio è sul channel mix, cioè quello di cui abbiamo parlato alla fine di questa mattina, quindi siete abbastanza freschi, diciamo, delle varie argomentazioni a riguardo. Sì, era un po' per tirare in qua di nuovo il fatto
della decisione dei social network o comunque dei canali da adottare, che alle volte, cioè, c'è stata la corsa alle icone, che a un certo punto c'erano tutti che avevano i siti web e nessuno che aveva i social network, e quindi a un certo punto bisognava mettere queste icone sempre più in evidenza sul sito per far capire che si erano aperti 5 social network diversi, anche se in realtà uno nessuno l'aveva mai usato, metteva l'icona di Flickr, però poi non caricava le foto, così. Quindi stiamo attenti un po' a tornare indietro da questo concetto e invece far capire anche dal nostro sito web, magari ad esempio, o comunque dai nostri vari canali, quali sono gli altri canali che usiamo, ma anche, cioè, vedendo di evidenziare quelli che veramente usiamo, perché sennò poi è un po' un disastro, specialmente, non so, metti l'icona di Twitter e dopo in realtà i tuoi fan di Twitter non ci sono, e quindi uno va e vede e dice: ma questi qui non è che parlano molto con il loro pubblico, cioè, è una questione di un festival, ad esempio. E quindi è più che altro una questione di ricetta. Lui è un cuoco sconosciuto, ok? Quindi, però ne sa pacchi di ricette fatte bene. Quindi si tratta di lavorare sul channel mix, si tratta di lavorare sul channel mix o di un'istituzione, quindi potete pensare a un museo, a un'organizzazione di cui fate parte, quello che vi aiuta di più. Non siete obbligati in questo caso a utilizzare la vostra organizzazione, se ad esempio vi viene difficile, se invece vi può aiutare, usatela. Dovete stare sì sui social network, però non dimenticatevi anche degli altri canali, come abbiamo visto prima con Davide, per dire, la newsletter o comunque delle email indirizzate a determinate persone, delle mailing list, che sembrano una cosa di cui non tener conto, però possono tornare utili, un sito web fatto in un determinato modo, eccetera. Andate molto nel dettaglio e praticamente tenendo conto anche però delle cose realizzabili, nel senso che, come abbiamo detto anche l'altra volta, stamattina, eccetera, aprire dei canali di solito quasi costo zero, a meno che non vogliate degli account pro da qualche parte, che però comunque sono 100 euro l'anno generalmente, e però, cioè, a parte che aprirli è a un costo zero, dopo chi è che li tiene su? Quindi tener conto anche delle risorse umane. E quindi andare a priorizzare quali sono i più importanti. Ok, quindi bisogna dividersi in gruppi da 5-6 persone. Riuscite a autonomamente provare a decidere, magari tentate, se c'eravate anche le altre volte, adesso non so se sono stati fatti altri lavori di gruppo, di mischiarvi rispetto a altre volte, così imparate altre cose. Sì, perché siete in 11, no, forse siete diventati 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, sì, forse, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Quindi sì, un gruppo da 6 e un gruppo da 5. Boh, banalmente uno di voi potrebbe venire di qua e siamo a posto. O due, visto che lei vuole fare la sesta. Vi disponete un po' con le sedie a cerchio, esatto. Così poi vi spiego nel particolare cosa va fatto. Su. Voi siete rimasti. Allora, forse uno di voi ancora di qua, visto che lei dopo va via prima, così siete un po' più bilanciati. Uno di voi di qua. Ok. Bene, allora adesso sono a emiciclo praticamente. Ok. Allora,
Come l'altra volta, ciascuno dei gruppi sceglie una cavia che può essere una delle vostre organizzazioni. In questo caso potete anche decidere di uscire da quella logica e andare a scegliere un'organizzazione che conoscete bene, che sapete bene o come opera o come vorreste che operasse, e quindi può essere divertente da quel punto di vista. E di cui magari conoscete anche le risorse che hanno a disposizione anche a livello di risorse umane. Allora, quindi il lavoro è questo. Prima fase: dovete andare a scegliere 5 canali di comunicazione online, quindi come abbiamo visto prima di tutti i livelli e specie, andarli a definire il più possibile. Quindi, cioè, non vale come avete fatto l'altra volta, ad esempio, che parlavamo solo di canali di comunicazione in generale, mettere social network e dopo brum, tutti i social network. No, quel social network lì particolare, e darne una motivazione, cioè perché, chi voglio andare a raggiungere con questo social network. Ok. Stamattina ne abbiamo parlato a lungo, abbiamo analizzato i principali eccetera, ma insomma il web è pieno di strumenti, di portali piuttosto che di social eccetera. Quindi se avete dei dubbi, che non so, avete un'esigenza particolare che però non sapete bene con cosa coprire, piuttosto domandate. Siete anche solo 2 gruppi, quindi cioè, siamo disponibilissimi e basta. Allora, tutto chiaro? Avete fantasia per cercare qual è l'organizzazione di cui occuparvi? Sì, avete troppe idee, quindi lotterete per decidere qual è? Ok, perfetto. E avete 20 minuti adesso per fare questa prima fase di scelta dei canali. Sì. Fogliettini per i social. C'è? Ok. Sì, e magari ci abbinate anche la motivazione, che poi dopo ce la venite a spiegare. Vabbè, intanto sì, qualcosa su cui riuscite a lavorare tutti insieme, oppure che spiegate abbastanza velocemente, insomma. Sì, cercate di trovare qualcosa che magari conoscete in più di uno, o comunque che è facile da spiegare con la situazione, così ci lavorate bene. Diventerà un po' più lunga di un'ora, secondo me. Giudicare da quanto ci hanno messo a fare la prima parte della rassegna. Ok, allora, chi è che parla prima? Vieni tu? Dai. Dai, vele nel parco, vieni, se no distrai tutti quanti. Allora, spiegaci quali sono, cioè un po' qual è l'evento. Gruppo, lei deve parlare, ok, così ci spiega un po'. Spiegaci un po' qual è l'evento e quali sono gli strumenti scelti. Allora, l'evento è una manifestazione sportiva, è una regata che si svolgerà il 22 giugno nel parco Otranto Leuca. Collateralmente a questa regata che si svolge da oramai da 4-5 anni, quest'anno si è deciso, diciamo, di ampliare l'evento aggiungendo altre 2 giornate. Durante queste giornate ci saranno delle altre manifestazioni sportive supportate da associazioni che sono state coinvolte per questa manifestazione, quindi un'escursione in bici sempre nel parco, a piedi,
ci sarà anche un'associazione che si occupa, cioè che farà fare dei giri nel parco con gli asini, insomma, diciamo, una manifestazione che coinvolga non solo chi è appassionato di vela, ma anche chi vuole semplicemente godere del parco, perché è una delle problematiche dei parchi qui in Salento, e cerchiamo di utilizzarli e quindi come utilizzarli. Okay. E, quindi questo in sintesi. Intanto. Sì. Complimenti. Quindi noi abbiamo scelto cinque canali che sono... Ce li stai dicendo in ordine? Sì, l'ordine in realtà non l'avevamo fatto. No, sì, certo, in ordine. Sì, infatti, sì. Allora, dal più importante. Esatto, dal più importante, okay. Sicuramente il sito. Abbiamo fatto, è stato realizzato un sito dell'evento. Quindi okay. sì. Il sito dell'evento è che si chiama a non decidere prima le cose in gruppo, poi lei viene qui e fa no vabbè no, è perché poi tra l'altro forse allora ho capito male, era il sito io avrei detto un'altra cosa comunque ok. Quindi dicevo il sito, che è il sito dell'evento, quindi non dell'associazione capofila che si occupa di organizzare la manifestazione, che contiene, oltre alle, diciamo, alle comunicazioni di servizio e alla presentazione dell'evento, sarà collegato e naturalmente collegato agli altri social, che per adesso si limitano a essere solo Facebook. Quindi siccome il nostro obiettivo la è di ampliare, reale, sì, questo, okay. Siccome il nostro obiettivo poi è di ampliare e di aggiungere Twitter, Instagram e YouTube. Quindi Twitter, Instagram e YouTube. Spiegaci queste scelte. Allora c'è già Facebook. Sì, Facebook. Che rimane. Sì. E c'è una pagina Facebook dell'evento? Allora no, c'è la pagina dell'associazione che organizza la regata. Giusto. Che ha 1500 contatti circa. Quindi, diciamo, alla fine la pagina di Facebook potrebbe essere anche un po' trainante. Sicuro. Nel senso che ma tuttora in questo momento è così, cioè su Facebook vengono pubblicati i contenuti del sito dell'evento e quindi cioè la gente poi diciamo viene indirizzata sul sito, okay. In questo momento. E quindi il Twitter sarebbe sempre dell'associazione? L'account Twitter c'è ed è sempre dell'associazione, sì. Io direi che non è il caso di aprire un, certo, Twitter per l'evento, perché non avrebbe senso, quindi di utilizzare l'account dell'associazione. E naturalmente questo avrebbe la valenza, soprattutto diciamo il ruolo di Twitter sarebbe durante i 3 giorni. Quindi un live. È un live, esatto, proprio la funzione di, insomma, di sì. Live dell'evento. Sì. Ok. E invece Instagram? Ecco, Instagram, naturalmente siccome è un evento che si svolge in un parco, quindi cioè, coinvolge l'aspetto, diciamo, ambientale, ecologico, e poi siamo in estate, il parco Trantoleuca è uno tra i più belli, quindi diciamo, la funzione di Twitter sarebbe quella di coinvolgere, anche in un certo senso sollecitare chi partecipa a osservare meglio il parco e vedere, no, le bellezze. E cosa fareste, un account sempre dell'associazione? Sì, sempre dell'associazione. Sì, con un hashtag magari dedicato. Ok. Sì. E su Instagram chi pensate di raggiungere? Cioè, quale... L'obiettivo è raggiungere sia gli visitatori, quelli che visitano il parco. Quindi facendoglielo sapere che c'è questo hashtag con cui possono, sì, pubblicare le foto. Sì. Ok. Ma invece c'è, cioè, questo qui sull'engagement, diciamo, sull'outreach di nuovo pubblico.
chi andate a pescare da Instagram? Con Instagram c'è, sono superfici appunto che partecipano ancora, non sono attivi. Il microfono. Scusa. Quindi c'è questo giusto gruppo, sì, di superfici può diventare, quindi possiamo trasformarlo da partecipanti a partecipanti attivi come promotori, perché pubblicizzano tutto quello che andranno a fare via Instagram. Sì, ma e poi ci sono anche tante altre associazioni, sì, tutto il pubblico essere... giovane comunque, sì, che quotidianamente quando partecipa a degli eventi va a... Sì, vai. Potrebbero anche coinvolgere, perché mi sembra che proprio in questi giorni è nato il gruppo di Instagrammers di Lecce, della provincia di Lecce. Scusami, quindi è nato? Potreste coinvolgere, perché mi sembra che proprio in questi giorni è nato il gruppo di Instagrammers di Lecce. Ah, sì, di sì, sì, sì. Quindi potreste coinvolgerli per portare nuovo pubblico e magari lanciare anche un contest, qualcosa legato molto al territorio, alla bellezza del territorio, per lanciare anche il gruppo. Sì, questa è un'ottima idea. Poi cioè, su Instagram vanno fatte delle ricerche per hashtag, cioè nel senso al di là del tuo hashtag che può essere bere nel parco, inizia a cercare cosa c'è se metti parco, cosa c'è se metti regata, e inizia a capire un po' dove andare a pescare delle persone che potrebbero essere interessate a questi temi, ma magari non sanno del festival che fai tu, dell'evento che fai tu, e quindi trovare dei canali, diciamo, di appassionati di determinati temi o comunque delle foto di determinati temi. Questo è un po' il lavoro di outreach su Instagram. Okay. Ecco. E il quinto? Siamo curiosi. È il quinto, YouTube. E che contenuti pensate di mettere? I video che gireremo noi dell'associazione e i partecipanti alla regata, che sicuramente faranno i video, perché lo sappiamo per... sì, video delle regate, quindi, sì, quindi non avete pensato a dei format particolari di video con format particolari più virali, cioè pensate semplicemente di fare una specie di archivio? Sì, in quel caso. Ok. Regate. Ok. Va bene. A posto. Per ora ci siamo, okay, direi. Quindi abbiamo il Green Sound Festival, che adesso Elisa ci ricorda che cos'è, anche se ne avevamo parlato anche l'altra volta. Sì, ogni modulo, diciamo, abbiamo avuto modo di la promozione ogni... sullo streaming è ampia. Dalla promozione al fundraising a tutto quanto. Allora, devo spiegare che cos'è? O sappiamo tutti di che si tratta alla quinta volta? Secondo me che... lui non lo sa. Sì, gliel'ho detto prima. Ok. Vabbè. Ok, a posto. E comunque è un festival sull'ambiente, coinvolge varie forme d'arte, dal cinema, la fotografia, e facciamo dei laboratori per i bambini, tutto mirato insomma alla riflessione sull'importanza della tutela e della protezione del nostro ambiente. Allora, come mezzi di, o meglio, come social network e web, allora abbiamo in in pole position il microfono, il sito arriva. Ok, adesso sì. Ok. Sono imbarazzata. È la prima, allora, è la prima volta, la prima che volta viene. Quindi... scusate. Allora, il sito, noi attraverso il sito diciamo divulghiamo la struttura. Quindi è il sito complessa dell'evento, no? Sì, il sito del festival, in cui si possono trovare appunto tutte le aree che noi, di cui ci occupiamo, e le varie attività. Quindi il sito poi è funzionale alla divulgazione delle nostre attività su Facebook, che è il secondo mezzo, diciamo, che abbiamo scelto. Cioè, pubblicate su Facebook i contenuti del sito. Sì. Cioè, il modo per indirizzare la gente nel sito a Facebook. Sì, oltre a Facebook chiaramente, vabbè, il sito è importante anche per come punto d'arrivo, appunto per conoscere tutte le attività del Facebook, del festival, anche da altri siti. Okay.
quindi avete degli analytics che consultate, per cui sapete, sì, da dove vengono le persone. Sì. Quindi avete una grossa fetta di Facebook, sì, questo è quello che stai dicendo. Sì, principalmente, ma poi anche tutti quei siti ai quali inviamo il comunicato stampa, che quindi pubblicano automaticamente il nostro link dalla, okay, regione a blog, quindi, specializzati. Poi, accumulatori, vabbè, Facebook, di notizie, sì, diciamo. Anche. Mm. Quindi su Facebook si svolge la nostra attività social principale, perché diciamo che i nostri potenziali fruitori si trovano su Facebook, quindi li troviamo prevalentemente su un pubblico, sì, giovane, su quel pubblico lì. Mm. Quindi potenziali fruitori su Facebook, quindi Facebook è in assoluto il social che utilizziamo di più. Poi, sottolineiamo, non si fosse capito, e il terzo è Instagram, però è sempre dopo il sito come importanza, perché diamo importanza, sì, al contenuto. Ok, okay. Poi vabbè, il terzo è Instagram, sì. Ce l'avete già? No, okay, non ce l'abbiamo. E come vorreste ancora usarlo? Allora, Instagram vorremmo utilizzarlo in due modi. Allora, il primo è legato all'engagement. Devi piegare così. Certo. Engagement proprio. Non riprendere, mi raccomando. Allora, in che modo? Sarà tagliata la scena. Dunque, allora. Sì, perché altrimenti lui è il più felice perché è dietro, quindi. Dunque, dicevamo, allora abbiamo quindi capito dopo un mese oltre che i nostri fruitori potenzialmente potrebbero essere interessati anche al meccanismo di produzione di un evento, di una mostra e di un prodotto culturale. E quindi in questo senso useremmo Instagram per cioè il back office del sì, festival, di tutto il festival, cioè sì, il festival prima del festival, esatto, i preparativi. Ok. Quindi per coinvolgere, o meglio rendere partecipi appunto i nostri fruitori sia su Facebook, perché ovviamente c'è il rimando a Facebook, che su Instagram attraverso appunto fotografando i vari momenti di preparazione del festival. Quindi nei mesi precedenti. Che è, non so, Green Sound, sì, Festival oppure GZF, esatto, e poi Work in Progress, tipo, sì, un altro, qualcosa del genere. Un altro hashtag con cui poi puoi fare un bel. Una bella ricerchina e fare rendere tutti quanti i contenuti con quelle foto. Sì, e il secondo modo in cui potremmo utilizzarlo è attraverso un contest che noi generalmente facciamo, però facendo uploadare le foto direttamente sul sito. Quest'anno vorremmo sviluppare un'altra parte. Fino ad ora ci siamo rivolte prevalentemente a dei fotografi professionisti, comunque aspiranti tali, mentre quest'anno vorremmo sviluppare anche il lato Instagram con un tema legato per esempio all'inquinamento delle spiagge, e quindi chiunque, molto frequente, trovandosi di fronte ad un rifiuto in spiaggia potrebbe quindi, con scusami, Instagram. Quindi scusami, il festival quando è? Il 22 agosto. Quindi hai tutta l'estate per farti, sì, mandare, esatto, delle cose sulle spiagge inquinate del Salento e diminuire il turismo in Salento. No, no, assolutamente. Incentivare la pulizia, mi uccideranno. Si chiama pulizia etnica questa. Beh, bisogna avere un impatto, no? Certo, no, no, questi sono temi che comunque interessano. Sto scherzando, ovviamente. Eh no, perché le spiagge pulite sono quelle. Vabbè, insomma, io devo rompere le scatole sempre, no, anche all'assessore. Però hai veramente. È stato un saluto all'assessore nel frattempo. No, è una buona idea per diciamo far rendere conto alla gente che c'è il festival alla fine, cioè farla arrivare al festival consapevole che esiste. Farla venire al festival, quindi eh sì,
una buona politica di outreach, questa era, ecco, quello questa che volevo era dire, la, però volevo l'outreach. Vedere l'outreach. Okay. Allora poi Flickr in quarta posizione. Flickr. E quindi no, senza, allora su questo spacciata. Contest di Instagram, chiaramente, siccome Chiara ci ha detto che sono nati gli Eagers di Lecce, verranno coinvolti, loro fanno una buona promozione di questi contest e via. Arrivano un sacco di foto. Sì. E poi cosa fate di queste foto che arrivano? Allora, di solito le foto che vabbè, sono arrivate negli altri anni sono state proiettate durante la serata, durante la, diciamo, l'evento musicale, quindi in loop, foto a manetta di tutti i tipi. Di spiagge sporche. Sì. Che il nostro obiettivo è anche far rendere conto, insomma, certo, del disagio. Consapevolezza. Poi... Flickr. Ah, Flickr dicevamo, che sì, è legato Instagram? No, perché okay, questo è più legato in realtà a tutta l'attività, sì, che noi facciamo a livello fotografico, quindi al concorso fotografico. È già successo in passato che i fotografi che venivano al festival per il concorso fotografavano l'evento e poi ci riproponevano Flickr per però stavolta inviarci. Il concorso è su Instagram, quindi non hai delle foto altissima risoluzione? No, quelle no. Ok. Però, vabbè, in realtà Flickr ma viene in un momento successivo. Sì. Quindi è più, come dire... Comunque se hai i contatti con questi fotografi, cioè sì, ti possono passare queste foto ugualmente se l'avete già fatto altre volte. Sì. No, non è un problema, secondo me. Quindi questo, diciamo, arriva in un momento successivo al festival, sia per le foto del concorso che per le foto del festival stesso. Quindi è quello che un po' ti porti dietro dal festival e un po' ti Esatto. dovrebbe anche permettere di tenere viva Sì, la fiamma esatto. quando poi è tutto finito e di Sì, solito comunque si continua, si c'è il continua. Dibattito continua su Flickr con le foto dei professionisti. Perfetto. E poi infine abbiamo YouTube. YouTube. E su YouTube cosa ci Allora, proponete? qui proponiamo sia i video degli altri anni, Sì. cioè sempre durante la fase Quindi di come archivio, preparazione, non ce l'avete già? come archivio, Oh, sì. sì, ok. Quindi tutto quello che è già stato Archivio. fatto, per esempio le esibizioni più E particolari, quali non sono lo i video più visualizzati di so. questi qui che avete? Per esempio questa che stavo per dire di un'esibizione musicale con degli strumenti riciclati. Quindi quella, diciamo, è Questa è quella, quante particolare. visualizzazioni ha? No, non lo so. Non lo sai. No, non lo so. Infatti è un canale di quelli che abbiamo aperto ma non curato più di tanto. Ok. Quindi dovremmo un attimino Lo confesso di rivedere. fronte alla telecamera. Sì, purtroppo sì. Perfetto. Ok, poi. E vabbè, basta, abbiamo Interessante. finito, no? Sono E cinque. oltre a questo lavoro di archivio non ci aggiungeresti altro a YouTube? Sta lì. No, per esempio, un'idea ci viene dal primo modulo del laboratorio dal basso. Sì. La valutazione, diciamo, ne parlavamo proprio con la dottoressa Aveva un sì, nome. da Milano, sullo storytelling, che può essere appunto un metodo carino per capire la valutazione o comunque l'esperienza vissuta dai partecipanti al Quindi fare festival. delle breve interviste in Sì. giro con un format particolare, cioè che Sì, fai sempre le stesse tre esatto. domande, una domanda e vedi cosa viene fuori. Sì, Quindi esatto. una raccolta qualitativa Per e anche un esempio, po' di potrebbe viral essere. insieme. Sì, di questo, diciamo, parlavamo con te, no? Il primo modulo è, vabbè, Ok, quindi varie cose. archivio più storytelling. Anche sì, il YouTube è stato scelto anche perché raccoglie il target che è più vicino al Green Sound Festival, oltre che per questa ragione. Con riferimento alle proiezioni, noi proiettiamo alcuni corti, alcuni video legati Ok, all'ambiente, quindi quindi ma già mette presenti talvolta su YouTube.
Ok, quindi fate delle liste con delle cose che ci sono al festival, in teoria dovreste fare. In teoria dovremmo, okay. Finora non l'abbiamo mai fatto. Quindi un'idea è fare delle liste anche con i materiali che ci sono già su YouTube. Ok, quindi avrete una persona affidata a YouTube, adesso siamo sicuri. Ok. A tutti i social. Bene, okay. Allora passiamo alla seconda fase, in direttissima, per cui ci servono quelle famose fotocopie. Che sono arrivate proprio nell'istante in cui ho detto fotocopie. Allora, uccellino, non è servito a niente. Ok, no, dietro. Allora, come dicevamo prima, è una questione di risorse, quindi la soluzione per fronteggiare questo problema è non andare a intasarsi di lavoro e quindi un'unica persona che nella notte cura i social, ma poi nella notte chi è che c'è nei social? Poca gente generalmente, e quindi se vai a fare un aggiornamento su Facebook a luna di notte tornata dal festival quando vorresti solo andare a letto non ha molto senso. E quindi non accollare tutto su una persona, al contempo non è neanche giusto che tutti quanti stiano lì a curare i social network e poi si perde il core del festival. Quindi consapevolezza delle risorse, e una volta che si ha la consapevolezza delle risorse cercare di pianificare il più possibile, che non vuol dire che saprete esattamente cosa succederà ogni giorno sui social network, perché poi ovviamente c'è l'interazione con l'utente che non è prevedibile, però quasi tutto. Quindi la pianificazione passa per una cosa che si chiama piano editoriale. Piano editoriale, chi è che non l'ha mai sentito dire nel mondo? Lui circa. In altri ambiti magari, che non siano quelli dei social network o della comunicazione web in generale. No, sì, social network e piano editoriale. Qualcuno che l'abbia già fatto? No, ok, quindi... Ok. Allora... Nessuno poteva rispondere di no perché lo doveva aver sentito prima di stamattina. Chi l'aveva sentito? Ok, metà okay. Più o meno. Barry White praticamente. Sì. Allora, quello che vi chiediamo in questa seconda fase dell'esercitazione è, dopo aver visto tutte le belle cose, vorremmo aprire questi 5 social network, e sicuramente si può fare perché ci contiamo che quest'anno ce la facciamo a tenere dietro, avete un mese a disposizione, quindi decidete... Per fare l'esercitazione. Per fare l'esercitazione, sì. Poi il mese prossimo torniamo qui, e questo è lo scopo. E praticamente avete un arco di tempo che è quello di un mese, visto che si tratta di 2 festival barra eventi, direi il mese prima dell'evento, ok, così vi può aiutare. Quindi dovete individuare il numero di pubblicazioni e su quali social, su quali canali, quindi anche articolo sul sito web piuttosto che news sul sito web a seconda di come avete classificate le cose, piuttosto che post su Facebook, piuttosto che parte il contest, si chiude il contest, ok, quindi tutte le variazioni che andate a fare. Tenete conto della variabile tempo, cioè andiamo a ipotizzare sulla base della vostra esperienza, oppure provate un po' a capire insieme quanto tempo porta via a fare le singole azioni. Tenete conto in questo che tante cose come Facebook, Twitter, anche Instagram si possono programmare, quindi cioè potete prepararvi tutta quanta una serie di cose, farle andare in automatico piuttosto che prepararvele e poi postarle al momento giusto. Quindi non è detto che il tempo debba essere
spezzettato, anche perché se tutto è spezzettato andiamo abbastanza male in questi casi. Ecco, quindi siete obbligati a fare delle scelte, quindi può essere anche che di questi 5 strumenti ne abbandoniate uno perché vedete che non ce la fate. Questo è il punto della situazione, cioè rendersi conto se è possibile veramente gestire questi 5 social network, se la priorizzazione che mi avete dato prima, se era quella che avevate veramente pensato, regge, cioè nel senso... se veramente alla fine dei conti la priorizzazione a livello di importanza corrisponde anche alla priorizzazione a livello di tempo, se sì, se no, se ci sta dentro, se bisogna eliminare, faccio un esempio a caso, Twitter, perché a questo punto tenere anche Twitter è difficoltoso, okay. Oppure decido di tenerlo solo durante l'evento, cosa che avete già deciso in questo caso, e non prima. Lo connetto a Facebook, non lo connetto a Facebook, quindi vi aiuta a trovare delle scelte più ben precise. Tenete conto delle risorse umane che avete o che potete pensare di avere, magari un mese prima avete anche un tirocinante a disposizione, piuttosto che due volontari, cioè sapete voi come funzionano le vostre organizzazioni, quindi siate credibili. E c'è un mitico schema da compilare, quindi ce n'è una testa, perché così ciascuno, cioè seguite comunque il discorso comune, però ciascuno si può segnare le sue cose, le sue note, e può essere più utile, ecco. Quindi ecco qui, avete anche in questo caso 20 minuti, credeteci di potercela fare, non so quanti siano. A voi ne manca qualcuno? Erano queste? Ah no, sono diverse. Ok, allora vediamo se qua, se c'è uno schemino avanzato da qualche parte, più di uno, così vi spiego un attimo se non è chiaro. Piano editoriale per e mettete l'evento. I canali scelti sono quelli di prima, poi possono anche cambiare in via d'opera, diciamo. Le note sono quelle di prima che vi siete già segnati, e possono anche cambiare anche queste. E poi qui, vabbè, c'è una serie di righe, ma se ve ne servono di più, ve ne servono di meno, lo saprete solo voi. Quindi giorno è il... pensate esattamente al vostro evento, essendo una cosa reale, realistica, ci può stare, quindi il giorno del genere il 24 luglio, e poi vi segnate se è un mercoledì piuttosto che un giovedì, perché sennò iniziate a ragionare sui giorni, ma in realtà postate la domenica sera, che può avere un senso, come anche no. Cioè, e il canale di comunicazione su cui andate a fare, il tema, cioè spiegate un attimo di che cosa si tratta, quindi non so, news di lancio del festival, e il tempo che ci vuole. Insomma, il tempo, poi sotto ci sono le risorse e il tempo che hanno la settimana, che anche lì dovete fare delle stime a seconda di quello che sapete voi, e poi i due tempi devono coincidere. Questo è il giochino finale. Ok? Se ci sono dei dubbi, cose, qualcuno ha delle domande da fare specifiche? No. Certo. Parlo, poi se c'è qualche dubbio siamo qua. Insieme, ragionateci insieme, certo. Ma vi eravate fatti la tabellina proprio?